Amici lodatori del sole, bentornati in un nuovo episodio di Final Fantasy VIII. Come vedete ad inizio settimana e non relegato a fine settimana come la volta scorsa. Mi avete chiesto di fare episodi un po' più lunghi, ma dato che non posso farli perché sono accessi episodi di 40 minuti con la linea che abbiamo in Italia, con i miei 0.5 di upload finiremmo fra 60 anni, non riuscirei a fare nient'altro col PC in tutta la giornata, ho deciso che proverò a fare un pelino più video di Final Fantasy, però comunque sempre di una durata modesta. Ma bando alle ciance, non perdiamo altro tempo, ho semplicemente sistemato un attimo le junction, cioè ho spostato qualche Guardian Force, cose varie a tutti, vedete, ho sistemato un po' cose classiche. Eravamo rimasti al punto dove dovevamo dirigerci all'entrata, al garage, non ricordo, all'entrata credo, per la nostra prima missione Sid finalmente, quindi andiamo. Passiamo di qua. Presumo sia l'entrata, non ne sono sicuro. E in questo episodio dovremmo assistere a una bella battaglia, bella tosta, se tutto va come programmato. Sto tizio qua che corre, poi lo fermeremo prima o poi per giocarci a carte, perché dà una carta rara, si chiama Komoguri, mi pare, comunque un Moguri, che è l'animaletto bianco. Non mi ricordo se è all'entrata, mi pare di sì. Dovrebbe essere l'entrata questa dopo i tornelli qua. Eccoli qua. C'è la patata. Ancora un minuto. Eccolo. Teppista. Robbie Williams non approva. Ce l'ho fatta. I T-board sono vietati nel garden. Te lo sei dimenticato? Ah, scusi. Però è comodo. Dovremmo usarlo anche nelle missioni Sid. Che sia utile o meno lo decido io. Sequestrato. Proprio simpatico. Patata d'aiuto lì. Anche se sei un Sid, non significa che puoi fare quello che vuoi. Proprio voi Sid dovete dare il buon esempio agli altri studenti del Garden. Ci siamo intesi? Simpatia portami via proprio. Dai Robin. Bene, la vostra prima missione. Ecco i dettagli della missione. Vi dovrete recare a Timber. Il vostro compito sarà quello di affiancare un'organizzazione locale. Un membro dell'organizzazione si metterà in contatto con voi alla stazione di Timber. Lo riconoscerete perché vi dirà: il bosco di Timber è cambiato. A questo punto voi risponderete: ma i gufi ci sono ancora. Grandi parole segrete. Questa sarà la parola d'ordine. Dopodiché seguirete le istruzioni del gruppo. Ma solo noi tre? Sì. Abbiamo accettato questo lavoro per una cifra veramente esigua. Ah, grazie. Di solito non trattiamo per un prezzo simile. Fin qui tutto chiaro? Squall, tu sarai il capo squadra. Valuterai con esattezza come procedere a seconda delle circostanze. Zell, Selfie, voi due sarete di supporto a Squall e vi occuperete della corretta esecuzione del piano. Allora, adesso, cosa che magari alcuni di voi, cioè quelli che non hanno giocato a Final Fantasy VIII, non sapranno, è che dobbiamo continuare a parlare col preside, esatto, perché deve darci qualcosa. Ah, scuola, avevo dimenticato di darti questo. È un oggetto maledetto, ma se ad usarlo sarà una persona forte, diverrà davvero uno strumento di grande aiuto. Ottenuta lampada magica. E questa ci servirà per evocare un potente Guardian Force, che però non ci verrà dato così a gratis, tanto abbiamo ricevuto lo stipendio. Dicevo, non ci verrà dato proprio così gratuitamente, ma dovremo sconfiggerlo. E penso che sarà quello che faremo principalmente in questo episodio, perché è un boss molto forte, che si chiama Diablos. Che penso io poi rinomerò Diablo, perché Diablos con la S, boh, non mi ispira. Ma tipo Quistis non... No, niente Quistis, va bene. Allora, devo spostare le junction di Quistis a Selfie. Allora, io continuo a chiedermi, c'era un modo, sono sicuro, per trasporre direttamente tutto. Andiamo un attimo, ce la devo fare. Allora, queste sono le... Andiamo su magie. Allora,
personaggio che riceve le magie, tac, personaggio che lo dà, ok. Però non mi fa spostare direttamente le junction. Ah, cambio. Questo è così. Cambio di tutti i junction, perfetto. Oh, penso che selfie a livello 8 non si può vedere, ragazzi. Controlliamo se è tutto a posto. Cioè, a parte il fatto che non... Sì, vabbè, peccato che... avendo scambiato le magie prima. Quindi il personaggio che riceve è selfie. Il personaggio che la dà... Il personaggio che la dà, attenzione. Ok. Quindi devo rifarle. Meno male che queste sono poche. Allora, forza fire, resistenza, spirito shell e resistenza energia. Credo, giusto? Ok. Altre cose non ce n'è. Abilità, magie GF, oggetti. Va bene, a posto, basta. Allora ragazzi, salviamo adesso e proviamo a affrontare sto benedetto diablo, che non sarà un avversario semplice, perché ha una magia molto forte chiamata Antima, che ci dimezzerà tre, cioè ci dimezzerà tre quarti, non ha senso, che ci toglierà tre quarti dei nostri HP totali. E insomma non è proprio poco. Quindi salvo. Qui è tutto a posto, i GF ci sono. Pronti? Oggetti. Lampada magica. Meglio salvare il gioco prima di usarla. Concordo. Pronti? Partenza. È una figata, questo Guardian Force da vedere. Cioè guardate quanto è fiero. Mamma mia. Quale creatura disturba il mio sonno? Antima subito, secco così. Guardate, selfie che si deforma. Allora, andiamoci di Guardian Force pesanti proprio, così prendono anche i danni. Cerchiamo di fare supporto, anche se supporto in sta versione è buggata. Che dovrebbe danneggiare il Guardian Force, teoricamente. Esatto, perfetto. Polvere di diamante! Madonna, come non si può fare supporto in questo gioco. Madonna che non va più veloce. Guardate, odio proprio profondo. Vabbè. Facciamo il possibile. Ok, 410. Non so di preciso quanta vita dovrà avere, perché varia in base al nostro livello. Penso comunque dovrebbe averne, 6.000, 8.000, non lo so, per giù. La lentezza di come salgono i numeri. Vai, Questal senza occhi. Bam. Effettivamente, Diablo in questa boss fight ha solo due attacchi, Antima e l'attacco fisico. Quindi non è che abbia particolari... Forse usa anche energia su se stesso, ma non mi ricordo. 111, esprimete un desiderio. E questa è la prima battaglia dove usiamo davvero i Guardian Force. Anche se sinceramente penso che con... non so... 5-6 Renzo Kuken di Squall faremo finita. Però sapete onde rischiare. Possiamo anche assimilare Antima da sto tizio. Però, non so quanto convenga. Poi ci provo qualcuno, dai, lo assimiliamo. Giusto così per sfizio. Infatti, è anche difficile da assimilare. Squall ci riesce, però. Un'unità! Attenzione, ok, non assimiliamo più Antima. Ma giusto per sapere, un attacco fisico di Squall... quanto danno? Ma perché se adesso gli attacchi fisici di Squall fanno metà del danno dei Guardian Force, non vale la pena. No, insomma. Conviene ancora usarli. Anche se mi sfascio le dita per nulla. Non ti incriccare, supporto. Una tacchetta alla volta proprio. Shiva forse è quello che gli fa più male, possibile? Penso di sì, 404. Se ho scan forse lo uso. Voglio sapere quanta vita ha. Se me lo fa vedere. Ammesso appunto che me lo faccia vedere.
Cosa farà poi Diablo quando sarà nei nostri Guardian Force? Semplicemente userà, farà gli stessi effetti della sua magia antima, quindi toglierà una percentuale di HP fissa ai nemici sui quali lo useremo. Non funziona però, mi pare, contro i boss. Però contro certi nemici, tipo, non so, l'Archeosaurus, per fare un esempio, può essere molto molto utile. Vediamo se qualcuno ha scan. Sì, dai, vediamo per curiosità. Vediamo un po'. Oh, ragazzi, cosa ho detto? Avrà 8000 HP e quanti ne aveva? 8000. Perché, cioè, non potevo saperlo, perché va da 1600 a circa 16000 come massimo, dipende dal nostro livello. Ah, Jeff, che vive in un'altra dimensione spaziale, usa una tecnica di attacco con la quale toglie al nemico una parte dei suoi HP. Livello 9. Vabbè, boh, andiamo avanti allora. Comunque è debole al vento e resistente alla terra. Quindi GG, insomma. E Jeff, il Guardian Force del vento, che si chiama Pandemonium, non mi ricordo. Non ce l'abbiamo ancora, ce l'avremo più avanti. Pandemonium si chiama, sì. Ne avremmo tolto un cazzo. Vabbè, dai, 300. Mi sono rotto le palle, adesso faccio... Vado di Renzo Kuken con Squall e chi si è visto, si è visto. Se no, ragazzi, davvero non lo battiamo più così. Selfie, attacca Squall, please. L'ho fatto davvero, per abbassargli gli HP. Funziona, come tattica. Se volete potete abbassarvi volontariamente gli HP per utilizzare le tecniche finali. Niente, solo 120. Basta che Selfie non me lo uccidi, Squall. L'importante è quello. Wow. Vorrei tanto usare l'Inovox per mutarlo, ma probabilmente sicuramente è immune. Vai Zelte, che hai i pugni un po' più pugnosi. Ah sì, ora Skull dovrei riuscirci. No? Non ancora davvero? Ah, ok. Vai. Questi sono danni. Vabbè, però si è già fermato. A questo punto andiamo avanti così, perdiamo meno tempo. Vai, vai Renzo Kuken, dai. No. Duello. Adesso usiamo tutte le tecniche speciali. Dai, un colpo imperiale, Skull. Bravo, Skull, tu sì che non mi deludi mai. Zam. Vi vedete anche duello, se mi ricordo come funziona. Hop, vedete, devo inserire i comandi anche velocemente. No, stop. Non rischiamo. Ok. Perfetto, vai, riparti, Squall. Oltretutto, insieme al Jeff ci verrà data anche la carta Diablos. Va, un altro colpo imperiale, dai. Mentre i tuoi amici lì hanno un attacco di cuore. C'è morto Squall. Curalo, Selfie. Bravo. Sembrava che se l'era data da solo. Dai, duelliamo. Non so cosa sia B1 e B2. Boh, cercavo di capire cos'era B1 e B2 più che altro, ma...
Vabbè, basta che non mi fai fuori Squall. Ok, ok. No, 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 no. Assolutamente no. Ok. Ma perché non voglio fare disastri? Il problema è che adesso Skull non ha oggetti. E non ho neanche la magia che è in grado di resuscitare i miei compagni. È un po' un problema. Allora, facciamo una cosa. Vediamo con Scan quanta vita gli è rimasta. Facciamo una cosa tattica. Vedete, l'approccio comunque è rischioso, questo Guardian Corpo. Il fatto che ti tiene sempre con poca vita. 1800. Ok. Preghiamo. Ti prego, dammi il tempo. Perfetto, grazie, ti adoro. Dammi il tempo di curarmi, eh. Dammi il tempo di curarmi, 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 dammi il tempo di curarmi. Perfetto. Mamma mia, i danni. Cosa potrei usare? Quasi quasi. No 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 no. Vai. Dite che forse ce la facciamo? Non lo so. Con questo colpo proviamo. Dai dai. Dimmi di sì. Oh cazzo, ti prego non farmi danni sconsiderati. Dai, dai, su, 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 su. Sì, sì. Dai, vai, ce l'abbiamo fatta. Che fatica. Ovviamente non ci ha dato nessuna esperienza perché non l'abbiamo ucciso. Abbiamo ottenuto, vabbè, 8 rivitalizzatori di Guardian Force, che GG va benissimo. Carta Diablos, fortissima, ve la farò vedere subito. 20 AP e Guardian Force. Ifrit ha preso GHP, perfetto. Eccolo qua, Diablos. Togliamo la O. La S che non mi piace. Mamma mia, che fatica, ragazzi. Cioè, ma davvero, è proprio big fatica. Allora. Iniziamo subito da farvi vedere la carta. Vi faccio vedere subito che figata è. Più avanti, Ifrit. Qua. Guardate che figa questa carta. 5, 3 e 8. E la A che c'è lì a fianco è praticamente il punteggio più alto. È come se fosse il 10, per dire. Cioè, nel senso, non c'è nulla più alto della A. Quindi c'è davvero fortissima. Messa in un angolo in alto a sinistra è una cosa di boom. Anche perché poi 3 e 5 fanno un po' cagare. Però vedete con Ifrit, che invece è il contrario preciso, in alto, cioè i punti di forza ce li ha in alto a sinistra, mentre questa ce li ha in basso e a destra, quindi direi che abbiamo già due carte valide per combattere. Poi i Guardian Force, livello 9, eccolo qua, 730 HP, e vedete che anche lui ha JHP, Junction con l'HP, J Magia che è già attivo, J Mira, abilità per 3, che è già preso, permette l'attivazione di 3 abilità, e quindi anche questo è GG. E poi vabbè, la sua abilità, comando che può sbloccare sacrificio, ma però non ci interessa. Interessantissimo, magie più 20%, anche questo ruba, molto utile.
E poi vabbè, ovviamente anche questi qua che sono le abilità di elaborazione, cioè permettono di creare praticamente incantesimi utilizzando gli oggetti, ma ancora è abbastanza presto per parlarne, vedremo. Il timer è suonato, datemi ancora qualche minuto. Cosa sta apprendendo Jeff? HP più 10%? Direi di no. Facciamo a prendere JHP, perché se non sbaglio Squall non ce l'ha. Aspetta. Ah no, l'ha appena preso Ifrit. Perciò direi che a questo punto allora Diablo, sempre con JHP, lo diamo a qualcun altro. Oddio, tranquillo. E quindi lo diamo a Zella, già JHP. Squall l'ha appena preso, a questo punto lo mettiamo qua. Perfetto. Vedete qua i tre slot abilità, prima erano due, ora sono diventati tre. Allora magie, qua boh, cosa ci mettiamo? 12. Mettiamo questo. Il resto è tutto a posto. Bene, Squall, finalmente possiamo aumentarti gli HP. 806, ora sì che puoi reggere gli HP di sto patetico qua. giusto, Ifrit ha appena imparato GHP, quindi ora li facciamo imparare forza più 20%. Gli altri come va? Sono ancora un po', questo è l'inizio. Questa c'è quasi. Ok. Come vedete qua c'è ancora un buco, perché insomma c'è un GF ancora lì in mezzo che tra un pochino prenderemo, non proprio immediato. Bene ragazzi, io direi che per questo rientriamo nel garden così a sbafo. Direi che per questo episodio può essere tutto, dato che è stata una battaglia molto impegnativa. Farò ancora un altro video questa settimana di Final Fantasy VIII, quindi state tranquilli, quindi non farò un solo video da 20 minuti, ne faremo due, così almeno c'è un po' più di tempo, un po' più di Final Fantasy nella vostra settimana. E vi ringrazio ancora per i commenti e per tutto il resto, i complimenti, eccetera, eccetera. E guardate, ora siamo in tre a girare. E quindi in tre compenetrati uno nell'altro, guardate, tutti, proprio tutti insieme in una marmaglia indistinguibile. Lodate il sole, lodate il sole! Ehi tu, loda il sole. Bye bye! Loda!